Salve a tutti amici e benvenuti a questo nuovo video, io sono Salvo Pimpos e oggi siamo su Sand Wars, ovvero un gioco simile a Clash of Clans ma ambientato in una spiaggia. Prima di iniziare salutiamo Fio71, Giovanni lo Schiavo e Mutez, ciao! Questo gioco a quanto ho letto dal Play Store ha una particolarità davvero interessante, ovvero dovremo disegnare noi stessi con il nostro ditino le difese del nostro campo. Quindi vediamo subito che cos'è, perché io l'ho solo letto ma non l'ho effettivamente provato. Quindi, graffiare, che cosa? Cioè, scoperchiamo il nostro castello sotterrato? Cos'è un castello? Che sta a fare qua? Salute, straniero. Anche se carina, Naeri. Dobbiamo ripristinare il potere di quest'isola. E vedete che dobbiamo fare. Collega il castello all'acqua. Va bene, colleghiamo tutto. Disegna, ecco qua, disegna. Disegniamo la nostra cosa qua. Ah, perfetto, cioè, abbiamo collegato il castello all'acqua. Non so per quale ragione, ma... Evviva, abbiamo un nuovo padrone! Io sono il padrone dei granchi? Ma così in basso sono caduto, essere il padrone dei granchi. Lascia che ti presenti i Berniti, come vedrai. Cacchio vuoi, già rompete i coglioni, sto iniziando ora. Eccoti qui, che vuoi, ammiraglio? Una nuova isola da saccheggiare e degli stupidi Berniti da schiacciare, che giornata. Ma vattene dal dentista, che c'hai dei dentoni che sembri una foca. Oh no, l'ammiraglio oscuro! Presto, attiviamo le difese della spiaggia. Attiviamo tutte cose. Che siete carini. Che cacchio so, che state a fare con questi cosi qua? Difendi questo cancello a tutti i costi. Esso protegge il tuo villaggio e tutte le sue risorse. Sì, proteggiamo tutto. Ma ci vado a mettere pure io là dentro. Là di fronte. Le due torri devono inoltre essere connesse all'acqua magica per funzionare. Ah, qualsiasi cosa quindi deve essere connessa all'acqua magica, altrimenti ciuppa del cacchio, non funziona. Disegna. Qua l'acqua e la portiamo alla torre. Andate, miei velodrill. Oh, che è? Velodrill. Ah, questi sono quelli suoi. Portatemi il loro tesoro. Ma vaffanculo, vai. Il tesoro vattela a cacciare da solo. Bene, costruisci un'altra torre per anticipare gli altri attacchi. Ok, costruiamo un'altra torre. Torre cecchino. Bellini, mi piace questa torre cecchino. Ok, già collegata all'acqua. Ha fatto tutto da solo. Meglio così. Vogliamo vendetta? Insegniamo una lezione all'ammiraglio oscuro. Forza. Che è? Poi il pallone volante. L'aggiungimento spiaggia. Come mi hai trovato? Non importa, tu non passerai. Tu dici. Queste difese sono troppo forti, ti aiuterò per la prima battaglia. Grazie, molto gentile, Naira. Non ti chiami Naira. Questo è il numero di creature che puoi inviare simultaneamente. 2. Questo è il numero di creature che ti sono rimaste. 200. Ah, buono. Invia una creatura toccando la sua immagine. Ok. Invia tutto. Eccolo mi schiaccia. Che faccio? Quello mi schiaccia qua con la palla. Inviamo tutto. Ah, quelli aerei, perfetto. Qua mi sta ammazzando però. Oh, bravi uccelletti. Bravi, distruggete tutto. Siamo passati, vai, pigliagli il tesoro. Piglia, abbiamo appena visto questa battaglia sulla spiaggia. Bravi uccellacci, bravi. Che abbiamo trovato? Una bottiglia e abbiamo perso 5 truppe. Se me lo dicevate prima che dovevo lanciare gli uccelli, io lo facevo prima. Hai rubato una delle mie preziose bottiglie. Vediamo che c'è. Apri la bottiglia, va. Vediamo che c'è dentro la bottiglia. Un po' di scotch, un po' di vodka. Nuovo livello. Creare sbloccato. Portale delle creature, sala dei misteri e casa della guerra. E prendi due sfere. Ora dobbiamo costruire una sala dei misteri per aprire questa bottiglia. Vabbè, dai, costruiamo tutto. Costruiamo la sala dei misteri, forza. Per aprire una bottiglia. Un cavatappi non era più facile, no. E infila qua la bottiglia. Trasciniamo la bottiglia. Un cavatappi, un euro costa un cavatappi. Ci voleva costruire su palazzo. Velodrill, vogliamo combattere? Mandaci attraverso un portale della creatura. Dobbiamo costruire un portale delle creature per addestrare i tuoi Berniti. Ok, costruiamo il portale delle creature. Forza, costruiamo tutto. Mettilo qua, buono. L'acqua ce la dobbiamo far arrivare. O questo funziona? Ah, qua ci arriva l'acqua, perfetto. Pronto. Bene, è il momento di trasformare i tuoi Berniti. In che cosa? In super giganti granchiacci? Presto, padrone! Pronto, tutto pronto! Pagando le sferette, lo dico. Venite qua, granchietti, venite qua, che vi addestro. Combattimento. Casa della guerra, forza, combattete. La casa della guerra è il posto dove combattere contro altri giocatori e affrontare l'ammiraglio oscuro. Bene, prendi questa pergamena del Clint per sbloccarlo nel tuo portale della creatura. Va bene, dammi la pergamena. Aiuta quei Clint, ti ricompenseranno con una pergamena misteriosa per portale delle creature. I vostri blaster sono patetici. Ma che stai a dire, ora ti ammazzo. L'attacco! Forza! Mandiamo tutto, forza! Tutto, manda tutto, manda.
Distruggetegli la porta, forza che t'ammazzo, forza, un altro tesoro, forza. Ok, che mi prendo ora, che mi prendo, che mi date, che mi date. Premi la pergamena, ok. Clint, abbiamo sbloccato i Clint, nuova creatura sbloccata, salute, forte contro le torri e debole contro tutto il resto. E questo è il tutorial, dici del tuo nome, ok. Che è lungo sto tutorial. Ok, benvenuto Salvo Pimpos, grazie, 2000 cristalli e 2000 boccettine. Che mi fate fare? Bello! Lo striscione tutto dedicato a me, raga, con la mia isola, nella mia isola. Più bernita hai nel villaggio, più grande sarà il tuo esercito. Grazie, Naeri. L'isola ha ancora bisogno del suo aiuto. Del suo chi? Del mio. Mi dai del lei, mi dai. Tocca la mia icona per vedere i tuoi prossimi obiettivi. Ah, ora mi dai i tuoi. Vabbè. Come dici tu. Configgia gli altri giocatori e prendi le pietre runiche nelle battaglie. Completando questa missione speciale aumenterai la popolazione del villaggio dei Berniti e di conseguenza l'esercito. Ok, combattiamo, combattiamo. Salvo Pimpa, il mio pallone personalizzato, bellissimo. Multigiocatore, sbloccato, perfetto. I tuoi nuovi Berniti sono pronti a combattere. Usa una pietra dell'anima per completare istantaneamente il tuo esercito. E usiamo la pietra dell'anima. Che a quale cose complicate le fanno però. Battaglia. Bain di livello 5 contro io di livello 4. Quello mi ammazza ora. Livelli sì. Ora mi ammazza sto tizio di qua. Bain, fammi vincere. Dai, che è la mia prima battaglia. Schieriamo questi che erano forti contro le torri. Sì, ma quanti ne devo mettere però? Forza, forza, forza. Nel frattempo attacchiamo. Nel frattempo attacchiamo. Forza. Via pesciolini. Via, via. Oh mio Dio, qua mi stanno ammazzando però. No, no. Ragazzi, la mia prima battaglia persa. Questo succede quando fate le battaglie online e state iniziando da poco tempo. Dai, un'altra battaglia, forza. Un'altra battaglia, può essere che devo perdere così, battaglia. Dai, almeno una la devo vincere o no? Qua mi schierano il mondo. E io ho due polli e tre cosi qua, quindi mi ammazzano. Allora, facciamo una cosa, attacchiamo con i polli così distraiamo le torri e nel frattempo attacchiamo con questi qua. All'attacco. Contro Giant. Ok. Pollo. Pollo. E questi qua. Forza. Veloce, 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 veloce. Un altro pollo. E questi qua. E questi qua. Forza. Un altro pollo. E questi qua. Dai che siamo arrivati. Vai che siamo arrivati. Oh, attaccate però. E attaccate però. Se no. Cabonato. Pollo. Che stai a fa, pollo? Avanti, dai. Tutte le torri non credo che riuscirà ad ucciderli. Ragazzi, o sono scarso io o c'è qualcosa che non va con i miei polli. Ok ragazzi, per oggi ho preso abbastanza sconfitte, per questo video è tutto, ma ci farò qualche partita, cercherò di capirlo meglio e vedremo sempre se volete di continuarlo in un prossimo video. Quindi fatemi sapere sempre nei commenti se volete che continui questo gioco. Se il video vi è piaciuto lasciate un bel mi piace, condividetelo, seguitemi anche sulla pagina Facebook, Twitter, Instagram e tutti gli altri social di cui trovate il link in descrizione, iscrivetevi al canale. Per oggi è tutto, al prossimo video! E oggi giochiamo a Super Jabber Jump 2. Cioè, che nome. Praticamente si tratta di una specie di Mario Bros. Non so se l'avete giocato. Mario Bros. Quello che rompe i mattoni, prende le monete. Uccidiamo la coscinella. Un po' di non c'entrava niente.